Cresciuta qui su questo palchè a livello giovanile, dove ha vinto anche qualche titolo nazionale giovanile. Semifinale, qui il primo effetto positivo dello smooth ball, come dicevamo, di Costa Masnada. E Beatrice Cadoro! Franco bel raddoppio, palla dentro, fatta bene per Mary Ann, sbaglia ma è pronta, sa dove rimane il suo errore. Che però al vedere sputare il pallone si distende allievi, serve la sua tiratrice designata! Ashley Rabelli ancora sul ferro De Cassan, veramente difficoltà in questo momento di far canestro per San Giovanni, invece fluida è la manovra di Costa Masnada. 17-7 Costa Masnada, e adesso ancora giù sulle gambe, si prova a mettere intensità difensivo, passa dietro allievi, Rossini mette la sua seconda tripla personale. Tu l'hai morta l'Umbria, bisognerebbe spiegarlo. E vabbè, nella prossima pausa. Intanto qui Rossini, ancora Rossini 3 su 3, non si può lasciarle un centimetro. Hanno un po' spezzato il ritmo. Sì, spezzato il ritmo, probabilmente le nuove entrate devono ancora prendere ritmo. Qui lasciata Tibe dal mezzo angolo, bravissima, perché sembra facile quel tiro, ma non lo è. Ha preso le misure e c'è da dire che rispetto all'inizio, dove la partita ha avuto tanti spezzettamenti, adesso si sta alzando il ritmo della partita, perché viene sfidata al tiro da Osasua, che poi le tocca il passaggio. Scarico adesso per Pappalardo, che fa saltare Rossini, si butta dentro, appoggia il tabellone, ma qui deve provare a prendersi delle responsabilità Streri, ancora a provare ad alzare il ritmo della partita. Palla fuori per Mioni, che invece ha la mano calda, infila due punti e costringe al time out coach Andreoli. Stavolta non le riesce di portare a casa il gonfiamento della retina, invece Ravelli ha la possibilità di alzarsi con un tiro comodo, sblocca un po' psicologicamente la donna, una diciamo situazione a rimbalzo un po' energica, gli arbitri la grazia non decidendo di non fischiare, però in 4 contro 5 Costa Masnada porta a casa il taglio di Bernardi. Di carriera qui a Costa Masnada quest'anno, trova un bel ribaltamento per la tripla di Vittoria Allievi. Time out Garcia Fernandez portando avanti, quindi sono d'accordo con te. Intanto qui scambio tra Bernardi, Caterina Piatti, si tenta il ribaltamento, Ilaria prende la tripla da fronte al canestro, Ilaria Bernardi corre in qualche maniera, recupera il pallone dentro Lazzaro, trova il muro di Nasdrowi, fallo tecnico, vediamo a chi. Fallo tecnico del numero 8 tra il tripla fuori dall'arco, quindi adesso Ashley Ravelli prova a dar palla dentro, proprio il suo lungo che ha ben fatto in difesa e trasforma anche i due punti in attacco e si scrive la partita. Questa è Valdarno, eccola qui che si inizia a muovere, palla per Ravelli che trova Pappalardo nell'angolo, tripla di Ravelli, di Pappalardo, e si impenna Jumper, che bene le ha detto durante il primo tempo, qui si stampa sul ferro, bella palla di tocco di Nasdrowi che serve Boccola sotto canestro. Un tatticismo difensivo così insomma spudorato, no beh più che spudorato però diverso da quella che è l'abitudine. Intanto lo fa dopo una finta e adesso il classico consegnato in situazione di pick and roll che porta una marcatura cambiata sulla lunga di Costa Masnada, fa la scaricata a Tibè che si fa vedere in contatto, altro canestro, più 20 Costa... che qui Lazzaro appena è entrata in campo per provare a dare una scossa non è riuscita a avere sulla prima palla un buon impatto, e qui Allievi da sola lasciata libera ha tentato di inciampare sulla linea, la palla dall'altra parte, Costa ancora schierata in 1-3-1. Sì, il segnale più preoccupante secondo me per la squadra ospite in questo momento è quel fallo fatto in questo terzo quarto. Adesso sfiora la ricezione, brutta caduta intanto per Ghessan, quando appunto diceva la ricezione solo sfiorata da parte di Osasua, e qui Rossini ci fa vedere che gli episodi del primo quarto non è sempre, spesso viene fatto glitchando, poi qui mette anche la stoppata, recupero di calore in tuffo, Costa Masnada showtime, e chiude Caterina Piatti.
dall'altra parte del campo in assenza di Rossini, e qui parla per Dazzaro poi della linea dei tre punti, taglio per De Cassan, trova benissimo Mioni, dimenticata, non può esimersi dal realizzare questi due punti. A tutte le ragazze che insomma la società è lì, che lui ci tiene, che la società ci tiene, e quindi la sua presenza spesso è onnipresente. Ravelli con spazio inserisce nel cerchio la sua terza tripla. Bigliardo, una palla che si è arrovellata sulla testa di due o tre. Stavo guardando, ti sei persa l'azione della serata dell'anno. No, no, dai, per guardare 76-35 di Castelnuovo. Persona basket, dicevamo, a più 40, ma soprattutto, almeno non solo la tua, ma la mia fa 6 volte a settimana. Sì, più o meno siamo lì come numero di allenamenti, 6 forse, sì, più o meno, 5-6. Rispetto a pensare, il post alto viene scippata del pallone, così Streri prova a trovare un ricevitore fuori dalla linea dei tre punti, e Reggiani che adesso apre la scatola da lontano alla gara infrasettimanale di mercoledì, giovedì. Ti seguiremo sempre sui canali.